che ha come quasi affrontato, diciamo, quelle che sono le innovazioni nella fiera della concia e quindi del comparto cuoio e pelle, con particolare riferimento alle nuove produzioni, le nuove tecnologie di Industria 4.0 applicata appunto al settore. Dalla Campania nasce sempre, diciamo, c'è molta voglia di fare innovazione, di confronto, e diciamo il fatto che la stazione sperimentale abbia sede a Napoli ma è di fatto un organismo di ricerca nazionale è un elemento sicuramente positivo anche per le altre regioni italiane. Noi stiamo avviando una riflessione sui fattori di vantaggio competitivo della filiera pelle su due fronti. Il primo è quello della sostenibilità. Noi trattiamo ovviamente le pelli utilizzando molti prodotti chimici che non devono avere un impatto sull'ambiente, rispetto ai quali stiamo sviluppando tecnologie sempre più sofisticate di controllo e di cattura. Il secondo è quello ovviamente del miglioramento delle prestazioni, delle caratteristiche del prodotto pelle che viene utilizzato nei sedili delle automobili, nell'arredamento, nei sofà, nelle scarpe, nei vestiti, e che a seconda dell'utilizzo deve avere delle prestazioni non solo ambientali, sanitarie di un certo tipo, ma anche tecniche. E qui c'è, come dire, molto da fare dal punto di vista della ricerca tecnologica. In questo paese, indubbiamente, dove è difficile sicuramente far squadra, anche nel nostro campo è stato molto difficile, ma io direi che con un po' di buona volontà ce la faremo. Direi che anche la mia venuta di oggi, che non è stata una passeggiata, ma è venuta per dare un esempio di volontà di fare unione tra quelle che sono le forze, anche se differenziali, perché il Veneto ha un'industria molto avanzata e facciamo pelli tecnologicamente avanzate, mentre la Toscana e anche la Campania fanno pelli un po' più legate al fashion. C'è la disponibilità della stazione sperimentale ad accompagnarci in uno sviluppo sia sostenibile che esponenziale sotto il profilo della produttività, della qualità e dell'innovazione. Come dicevo pure poco fa, il nostro è un settore veramente maturo, ma in senso positivo, non in senso negativo, perché la pelle è servita per l'abbigliamento, per la calzatura o per altri usi che ora sono stati dismessi da quando l'uomo è nato. C'è stato un continuo aggiornamento e una continua evoluzione di quello che è il prodotto. Mentre prima però ci si confrontava col territorio solamente o in un arco di territorio abbastanza ristretto, oggi dobbiamo competere col mondo, dove le esigenze appunto delle aziende, dei produttori si spostano in tutte le direzioni, in tutti i paesi del mondo.